Consegnata questa mattina alla città di Ragusa, nonostante un ritardo nel cronoprogramma di circa 6 mesi, la nuova Piazza del Popolo, appositamente riqualificata da una ditta di Messina che si è aggiudicata l'appalto per circa 370.000 euro. I lavori, completati, hanno quindi ridato un nuovo volto alla vasta area interessata all'intervento, come Piazza del Popolo, Piazza Stazione, la zona del Monumento ai Caduti e ancora lo spazio a verde dell'ospedale civile, che è stato ceduto al Comune, consentendo anche di creare un importante punto di aggregazione sociale. Per l'amministrazione si tratta di un'area interamente riqualificata, adiacente alla stazione ferroviaria e all'ex area dello scalo merci, due aree importanti per il nuovo sistema di mobilità come la metroferrovia e la stazione nuova per gli autobus. Sì, oggi è una giornata importante per la città di Ragusa perché è un luogo che rappresenta la storia di tutti noi, viene restituito alla fruizione pubblica. Per troppo tempo è rimasto chiuso, transennato, ostruito al passaggio, adesso è tornato a risplendere, siamo a ridosso della stazione e quindi i ragusani si ricorderanno ancora di avere una stazione, una cosa di cui abbiamo perso le tracce. Ovviamente tutto è collegato anche al progetto della metropolitana di superficie che dovrebbe avviarsi a breve, ma soprattutto siamo veramente nella parte centrale della città, siamo in questo asse cruciale che va dalla via Risorgimento, dalla strada per Ibla fino alla via Roma e alla rotonda Occhi Pinti. È un asse che rappresenta che è stato il fulcro economico, sociale della città, speriamo che torni a esserlo. Numerosissimi sono gli interventi in quest'area, è chiaro che qui da oggi ci aspettiamo che la gente possa tornare a frequentare il luogo, a passeggiare. Ecco, l'obiettivo che abbiamo è di dare un motivo ai ragusani, ai turisti, a chiunque di venire qui. Nella piazzetta antistante la stazione ferroviaria erano già state definite inoltre le aree laterali destinate a verde e ad accogliere dei giochi per i bambini. Nella parte centrale invece, al fine di nascondere il pozzo circolare dell'aerostazione del parcheggio interrato, è stata realizzata una struttura a specchio sulla quale si rifletterà lo spazio esterno del sito. Ridisegnate anche le aree a verde sia di Piazza del Popolo sia quella nella parte del Viale di Sicilia che era inglobata all'interno dell'ospedale civile che diventa adesso pubblica, in cui sono stati sistemati elementi di arredo urbano. Interessante è anche la soluzione architettonica studiata nell'area in cui sorge il Monumento ai Caduti, allargando i percorsi pedonali che collegano l'area della stazione ferroviaria con Piazza del Popolo, contribuendo così a dare una visione prospettica più ampia a tutta la zona, grazie anche, come detto, all'eliminazione delle barriere che delimitavano i due punti di areazione laterali del parcheggio. Sono contento perché è un'opera che permette di riqualificare tutto un quartiere e incomincerà a dare degli spazi dove le persone potranno passeggiare, leggere un libro e fare tutto quello che si fa normalmente quando si va a fare una passeggiata. Considerate che questa è una piazza dove già, vedete, ci sono degli arredi, abbiamo uno specchio centrale che permette di dare ampiezza alla piazza, di poter vedere come uno specchio tutto ciò che c'è attorno, quindi andiamo a riprodurre la piazza all'interno della piazza stessa. Abbiamo degli angoli al verde, abbiamo messo degli alberi, abbiamo delle piccole aree dove i bambini possono anche giocare, abbiamo ripristinato un gioco a terra, quindi una piazza pensata per tutti.